scambi. Cominciamo da questa slide, in cui Einstein dice semplicemente una cosa: non si può risolvere il problema con una stessa mentalità che l'ha generato. Indubbiamente ci troviamo in una società con diverse problematiche. Come affermava l'economista Joseph Schumpeter, una società che attraversa una distruzione non creativa, ovvero quel periodo di transizione che attraverso una crisi economico-finanziaria, politica o tecnologica non vi è un miglioramento, a differenza della distruzione creativa. Viviamo in un mondo dove l'1% della popolazione mondiale detiene il 40% della ricchezza e dove il 50% della popolazione mondiale vive con meno di $2 al giorno e infine, dato ancora più allarmante, muoiono circa 28-30.000 bambini ogni giorno per fame e per malattie facilmente curabili, solo che non avendo dei pezzi di carta, ovvero i soldi, purtroppo muoiono. E noi che ci consideriamo in crisi, d'altronde. La nostra specie, a differenza delle altre, è l'unica che non è stata capace di raggiungere un equilibrio dinamico con l'ambiente. In ecologia, l'equilibrio dinamico è il risultato della capacità di produrre e di consumare di un pianeta, che naturalmente equivale a zero. Ma grazie all'intervento poco lungimirante dell'uomo, c'è uno squilibrio da rimediare assolutamente se vogliamo assicurarci una sopravvivenza. Come confermato dal rapporto biennale del WWF Living Planet Report, il nostro pianeta è in deficit di risorse. Inoltre, il nostro pianeta, e va sempre ricordata questa cosa, è limitato e non può svilupparsi esponenzialmente all'infinito. Dobbiamo ricordare sempre questa cosa se vogliamo assicurarci e assicurare alle future generazioni una società sostenibile. Siamo andati sulla Luna, abbiamo sconfitto malattie gravissime, inventato cose eccezionali, ma non riusciamo a distruggere queste piaghe che affliggono purtroppo la nostra specie. La maggior parte delle volte che parlo con le persone mi dicono: la natura è malvagia, l'essere umano è cattivo per natura. Allora mi sono domandato una cosa molto semplice: è vera questa cosa? Vediamo, questa concezione è nata sotto spinte di superstizioni o pseudoscienze. Questa mentalità secondo cui l'uomo è malvagio per natura è che il DNA sia il fulcore di un destino a cui nessuno può sottrarsi. Questa è una tesi che non solo è scientificamente insostenibile, a parere della genetica, ma anche criminale, secondo me. Le scienze sociali e la neuroscienza hanno sfatato queste credenze e vi dimostrerò come e perché. Il professor Robert Sapolsky, che vedete qui, che è un neuroscienziato presso l'Università di Stanford, nel documentario Zeitgeist Moving Forward spiega in modo semplice che il DNA non condiziona direttamente il nostro destino, bensì le condizioni ambientali, ovvero stimoli positivi e negativi, valori e tradizioni che riceviamo fin dallo stato fetale. Predisposizione non vuol dire predeterminazione. Un esempio storico molto valido è la nascita dei bambini dopo la carestia olandese del 1944, afflitti da patologie come obesità, ipertensione, diabete di tipo 2 e psicosi da racchiudere, schizofrenia e depressione, trasmessi da allora ai discendenti con meccanismi epigenetici. In altre parole, le mamme affamate hanno trasmesso le informazioni ai loro figli che hanno reagito mutando la loro struttura genetica. L'epigenetica è lo studio delle modifiche fenotipiche, ovvero del nostro corpo, ereditabili, ovvero lo studio dei meccanismi molecolari mediante i quali l'ambiente altera il grado di attività dei geni senza tuttavia modificare l'informazione contenuta, ossia senza modificare le sequenze del DNA. James Gilligan, che è professore di psichiatria medica di Harvard, riporta uno studio fatto in Nuova Zelanda, questo è il suo report scientifico medico. L'esperimento consisteva nel prendere un campione di bambini in cui nel loro DNA c'era un gene nel loro DNA che poteva renderli appunto violenti, ma solo a condizione che questi bambini fossero maltrattati durante l'infanzia. In altre parole, i bambini con questo gene avevano la stessa, se non minore, tendenza alla violenza e aggressività rispetto ai bambini a cui mancava il suddetto gene, a patto che non fossero maltrattati naturalmente. In un'intervista della dottoressa Jessica Somerville, professoressa di psicologia all'Università di Washington, ha dichiarato: in un esperimento in cui dimostrava che i bambini a soli 15 mesi riconoscono l'altruismo e la collaborazione, ha riportato queste parole: le nostre scoperte dimostrano che queste norme di uguaglianza e altruismo nei bambini di 15 mesi sono acquisite molto più rapidamente di quanto ci aspettassimo, e che un terzo dei bambini condivideva un giocattolo preferito, il loro giocattolo preferito, l'altro un terzo condivideva un giocattolo solo, non preferito, e solo l'altro un terzo non condivideva affatto i giocattoli. Ora,
Un altro esempio in cui volevo mostrarvi i neuroni specchio, che dimostrano scientificamente come l'essere umano naturalmente e non geneticamente è predisposto all'empatia, quindi nel interfacciarsi con l'essere umano e provare sensazioni sue. Se noi vediamo per esempio una persona che si sforza e soffre, noi proviamo automaticamente una qualche forma di sofferenza anche noi, anche guardando un film d'amore, un film romantico, un qualsiasi lungometraggio, provoca in voi emozioni. Tutti questi esempi vogliono dimostrare che non è per questioni astratte o che ci sia un demone nell'uomo per le quali ci si comporta in modo così aberrante, ma perché esso ha creato un ambiente pieno di stress psicosociale, deleterio per la sua crescita, che ovviamente varia da paese in paese. Queste basi scientifiche non dimostrano che siamo puri e candidi, ovviamente, ma come l'ambiente a cui ci interfacciamo condiziona le nostre vite. Allora, un altro dato per dimostrare che appunto la collaborazione genera riscontri positivi nelle società interviene appunto lo studio Wilkinson e Pichetta, a cui anche Peter Joseph ha menzionato prima nel suo video. Questo studio ha messo in evidenza che nei paesi più ricchi, in cui vi sono minori diseguaglianze di reddito, la popolazione gode di maggiori livelli di benessere fisico e psicologico. In basso vedete i paesi dove il reddito è più uguale, e tendenzialmente sono verso il basso, che significa che hanno condizioni di vita nettamente migliori di quelli che abbiamo adesso. Poi vedete l'Italia, che più o meno è nel centro, e sopra c'è gli Stati Uniti, dove c'è una grande discrepanza tra i redditi delle persone più ricche e quelle più povere, e si traduce in malattie, aspettativa di vita inferiore, mortalità infantile, rendimento scolastico, a differenza delle famose università oppure delle scuole tanto decantate americane, degli omicidi, gravidanze adolescenziali, fiducia percepita, obesità, problemi psichici e mobilità sociale. Quindi partirei con un'altra frase di un'altra persona importantissima, che è Buckminster Fuller, che è un famosissimo architetto, che dice una cosa altrettanto semplice: non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente. Per cambiare qualcosa costruisci un modello nuovo che renda la realtà obsoleta. Ora, io ho riscontrato due problematiche principali nella nostra società, di base, senza andare a guardare l'economia e altre cose, ovvero l'educazione e il nostro tipo di comunicazione. Questo signore che vedete qui è Ken Robinson, anzi Sir Ken Robinson, che è un famoso sociologo molto accreditato, che critica fortemente il nostro sistema educativo mondiale odierno, definendolo obsoleto in quanto progettato tra il XVIII e il XIX secolo, epoca della rivoluzione industriale, in cui vi erano condizioni sociali completamente diverse da oggi. Il problema è che il metodo è mutato poco e niente da allora. Il sistema educativo è sempre più simile a una catena di montaggio, in cui si tengono stipati gli alunni come una prigione. Analogia voluta dalla presenza di campanelle, stanze divise per sesso e età, facendo imparare loro nozioni meccanicamente, senza tener conto della diversità degli interessi del singolo alunno, privandolo degli stimoli e alienandolo. Tale catena finisce col dividere e creare caos, generando a sua volta quella che è la moderna epidemia, ovvero i disturbi dell'attenzione, che sono per così dire curati, anestetizzando letteralmente chi soffre di questa patologia. L'attuale sistema scolastico soffoca infatti la creatività dei ragazzi, mentre dovremmo cominciare a dare spazio al cosiddetto pensiero creativo. Picasso diceva che tutti i bambini nascono artisti, poi però la loro creatività, la loro immaginazione e il pensiero divergente vengono meno a causa degli insegnamenti ricevuti. Allora io ho trovato, studiando pedagogia, ho trovato tre italiani in questo caso, che hanno rivoluzionato, per così dire, il sistema educativo e che hanno tramandato i loro metodi in tutto il mondo, ovvero Maria Montessori, a cui fare un applauso per tutti. Montessori è un approccio educativo sviluppato appunto da Maria Montessori. Questo metodo è praticato in circa 20.000 scuole in tutto il mondo, al servizio dei bambini dalla nascita fino ai 18 anni. Il metodo si basa sull'indipendenza e sul rispetto del naturale sviluppo psicologico del bambino. Tra gli elementi principali della teoria della pedagogista vi sono le classi divise per età, vista,
e scelta dello studente all'interno di una gamma di opzioni prestabilite, di attività da svolgere. È un modello costruttivista in cui gli studenti imparano il concetto di lavorare con gli oggetti piuttosto che con l'istruzione diretta. Da notare che il metodo Montessori non adotta più una metodologia frontale, ovvero un insegnante che come quasi un dittatore guarda le persone e dice tu devi fare quello, ti boccia, eccetera, eccetera. Nella scuola Montessori non esiste né il voto, non esistono i compiti in classe, non ci sono i lavori a casa, eppure i bambini vedono la loro luce della creatività, la loro passione per quello che gli piace appunto, svilupparsi sempre di più. Infatti una signora durante un'intervista fatta per conto delle scuole Montessori diceva che quando ha abbandonato suo figlio e l'ha fatto traslocare, tra virgolette, da una scuola Montessori a una pubblica, ha visto letteralmente nei suoi occhi una fiamma spegnersi, perché appunto la sua creatività veniva lentamente offuscata e spenta. Inoltre, queste sono altre due persone che hanno rivoluzionato il nostro sistema educativo con una metodologia abbastanza diversa. Queste sono le sorelle Agazzi, che appunto hanno inventato il metodo Agazzi alla fine del 1800. E si ispira a un ambiente familiare modello, ordinato, pulito, dove ci si aiuta scambievolmente. Esso è scuola perché vi si insegnano tante cose, ma rifiuta lo scolasticismo. È una scuola in cui soprattutto si agisce, si parla e si vive in famiglia. Il metodo Agazzi non è un sistema di procedimenti didattici fissati una volta per sempre, da osservare rigidamente nella pratica educativa. L'insegnante, il metodo, deve costruirselo da sé, giorno per giorno, attraverso la viva esperienza. Il metodo evita ai bambini una vita troppo sedentaria, nell'aula si sta solo il meno possibile, solo quando strettamente necessario. Il resto della giornata è occupata dalle libere attività che esigono movimento nella scuola e all'aperto. Vedete che questi due metodi sono sempre caratterizzati dal gioco, perché attraverso il gioco ci si inserisce meglio in qualsiasi tematica. Infatti anche in economia, se qualcuno ha studiato economia, sa benissimo che esiste una branca che si chiama Game Theory, ovvero la teoria dei giochi, in cui virtualmente si può creare qualsiasi situazione e poi vedere i positivi, i negativi e cosa succede se si imbocca una strada o un'altra. Inoltre, sono nate altre bellissime iniziative dal mio punto di vista che, grazie alle nuove tecnologie, in particolare internet, hanno consentito alle persone di ampliare ancora di più la loro conoscenza sia a livello quantitativo che a livello qualitativo e soprattutto certificato. Questa si chiama e-learning, ovvero in italiano apprendimento online. Si intende l'uso delle tecnologie multimediali ed internet per migliorare la qualità dell'apprendimento, facilitando l'accesso alle risorse e ai servizi, così come anche gli scambi in rete e la collaborazione. Progetti educativi di molte istituzioni universitarie, come per esempio questo è il caso mondiale più famoso e parlato da poco, neanche un anno, che si chiama edX, che comprende, come potete vedere dalle immagini, corsi gratuiti e certificati dalle università di Massachusetts, del MIT, di Harvard, della Berkeley e dall'Università del Texas. Quindi sono corsi gratuiti in cui ci si può certificare, in cui le aziende tengono conto e prendono le persone a cui fanno questo esame. È semplicissima questa cosa. E sono le università, al di là di Khan Academy, al di là di altre iniziative gratuite e comunque qualitative. Quindi anche il sistema delle università bloccate e fisse si sta muovendo in questa direzione. Davide, dove sto? Eccolo là. Dopo di me spiegherà meglio altre iniziative open source, quindi rivolte soprattutto all'educazione. Un altro problema che ho potuto vedere, qui non si vede, è la comunicazione. Vedete, la maggior parte delle volte che mi capita di conversare con persone sia nell'ambito professionale che nell'ambito familiare o amici in generale, noto che la nostra comunicazione non è affatto efficiente. Questo perché adottiamo, secondo il professor Marshall Rosenberg, una comunicazione di tipo violento. Allora lui che cosa ha fatto? Ha strutturato nel corso della sua carriera accademica un metodo che si chiama la comunicazione non violenta, analizzando oggi che cos'è la comunicazione e come renderla più efficiente. Questo infatti può essere considerato come l'esempio dell'applicazione del metodo scientifico nell'ambito della comunicazione. È la base, ragazzi, se non si utilizza una forte comunicazione efficiente e che non divide le persone, non si va da nessuna parte, da nessuna. Lo scopo della non-violent communication, comunicazione non violenta, è aiutare le persone a comunicare in modo efficace e, nelle parole dell'ideatore Marshall Rosenberg, a scoprire il piacere naturale del donare e del ricevere. Secondo Marshall, ogni azione violenta, inclusa la comunicazione violenta, nel lungo periodo di tempo danneggia sia le persone che la ricevono che le persone che la eseguono.
In altre parole, si periscono a vicenda danneggiando l'intero sistema sociale globale. Che cosa genera comunicazione violenta? Avere una visione moralistica di cosa le persone dovrebbero fare e non fare. I nostri giudizi sulle azioni degli altri dovrebbero essere fondati su una valutazione razionale, ovvero sulla conoscenza di ciò che facciamo e su come valutare le persone. In altre parole, Marshall intende il termine violenza qualsiasi azione che cerca di persuadere una persona a compiere un'azione facendo leva su motivatori estrinseci. Si vede piccolino, però purtroppo questa è la situazione. Allora, i motivatori estrinseci non sono altro che vari metodi in cui si tende a far leva su una persona a fare determinate azioni in cui alla fine la persona non gli piace. Non gli piace fare determinate azioni. E sono per esempio vari metodi. Allora, per esempio, cercare di fare qualcosa ad una persona. Okay. In generale possiamo dire che quando cerchiamo di convincere un individuo o un gruppo di persone a soddisfare una richiesta, stiamo generando violenza di qualunque tipo. Esempi di comunicazione violenta durante una richiesta: cercare di fare qualcosa ad una persona facendo leva sui suoi sensi di colpa o valori religiosi. Cercare di convincere tramite l'utilizzo di denaro o altre forme di ricompensa una persona a fare qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto. Costringere le persone a fare cose sotto minaccia o violenza fisica o altre forme di punizione. Utilizzo di ricatti psicologici di varie forme, incluso fare sentire in colpa. Convincere le persone a fare cose per cui questo non gli farebbe guadagnare il vostro rispetto o il vostro amore. Ecco, io avrei finito con il mio intervento, quindi vi suggerisco ampiamente di studiare come comunicare al meglio, perché questa migliorerà la vostra qualità di vita sia nell'ambito privato che nel vostro ambito professionale. Vi ringrazio.